quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi». Eccoci qua, buongiorno a tutti e ben ritrovati al Buon Contagio della Parola. Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato si colloca nel contesto dell'ultima cena narrata da Giovanni. Qui abbiamo sentito che Gesù mette in guardia i suoi discepoli, cioè noi, del fatto che riconoscerci figli amati dal Padre e uniti a Lui, a Cristo, ecco, comporterà anche una serie di difficoltà di non poco conto. Gesù infatti dice che subiremo vere e proprie persecuzioni, vi scacceranno, chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Wow, non è una gran bella prospettiva, però anche questa è parola rivelata e come tale non possiamo prenderla così sotto gamba, trascurarla, insomma, considerare che insomma sia una cosa di poco conto. Essere cristiani significa anche mettere in conto di non essere capiti, di dare addirittura fastidio in molte occasioni e quindi di essere messi da parte nella migliore delle ipotesi, fino alla possibilità di subire vere e proprie persecuzioni, come purtroppo ancora oggi succede in molte parti del mondo. E queste persecuzioni ci sono e ci saranno, dice Gesù, da parte di chi non ha conosciuto né il Padre né me. Conoscere la paternità di Dio, conoscere Gesù, significa conoscere l'amore. L'amore che si fa vicino, l'amore che si fa servizio, l'amore che si dona perché vuole il bene dell'altro. Senza questa conoscenza l'uomo diventa schiavo del suo egoismo e in lui prevale la logica del potere e della prevaricazione. Insomma, l'io prende il posto di Dio e se è il mio io che deve prevalere, allora non c'è posto per il tu dell'altro. Non c'è posto per il tu dell'altro se non nella forma della sottomissione. E se l'altro non si sottomette, non sta al suo posto, allora dà fastidio. Ed è meglio forse anche che non ci sia, con tutte le conseguenze del caso che ne possono derivare. Non pensiamo subito a delle grandi tragedie, alle cose molto gravi. Bisogna stare attenti perché queste dinamiche di prevaricazione sono presenti in ciascuno di noi e si attualizzano spessissimo anche nelle nostre piccole realtà comunitarie, quindi anche tra cristiani. Essere cristiani, infatti, non significa primariamente appartenere formalmente ad una organizzazione religiosa, ma significa prima di tutto aver incontrato e tenersi stretto l'amore che Gesù ci ha manifestato con tutto se stesso. Per fortuna ci è stato donato lo Spirito, il Paraclito, cioè il nostro aiuto. Lui, lo Spirito, dà testimonianza dell'amore. Agisce nella storia alimentando i semi di bene che rendono presente il Dio amore, che lo rendono presente sempre e nonostante tutto, anche al di là delle nostre ottusità. Ma questa presenza dello Spirito chiede anche la nostra adesione e la nostra collaborazione. Lo abbiamo sentito nel Vangelo, anche voi date testimonianza. Sì, anche noi siamo chiamati non tanto a dire di essere cristiani, quanto ad esserlo davvero, comunicando il Dio amore che si fa servizio che Gesù ci ha fatto conoscere tramite se stesso. E questo richiede coraggio. E purtroppo, ancora oggi, in tante parti del mondo, questo coraggio richiesto è davvero tanto. Personalmente resto davvero sempre tanto stupito e ammirato di fronte al coraggio, alla forza, alla determinazione che dimostrano di avere tanti nostri fratelli cristiani in paesi dove davvero essere tali non è per niente facile. In certi posti del mondo dirsi cristiani significa rischiare tutto, ma davvero tutto, anche la vita. Eppure moltissime di queste persone non rinunciano a Gesù.
Io davvero voglio lasciarmi provocare e interrogare da queste persone, da questi nostri fratelli nella fede che non sono fortunati come noi, che a dirci cristiani in fondo non rischiamo niente. Per questo oggi voglio concludere e lasciarvi con questo piccolo reportage del 2020, che risale appunto all'anno 2020, a cura dell'associazione Open Doors, associazione che ogni anno pubblica la lista dei 50 paesi dove i cristiani sono più perseguitati. Vi lascio allora con queste immagini e insieme a voi voglio domandarmi davvero, sinceramente, ma se io abitassi in uno di questi paesi, come mi comporterei? Bene, anche per questa volta è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio e come sempre, se volete, ci possiamo vedere la prossima settimana. Ciao! Ogni anno Porte Aperte pubblica la World Watch List, la lista dei primi 50 paesi in cui i cristiani sono più perseguitati. Questi sono i 5 paesi in cui i cristiani sperimentano la persecuzione più elevata. Posizione numero 5. Pakistan. Tutti i cristiani pakistani sono vittime di costante discriminazione. L'accesso al mondo del lavoro è limitato spesso ai lavori più degradanti. I membri delle chiese tradizionali, pur avendo una certa libertà nel praticare la propria fede, vengono costantemente monitorati. Le chiese che operano apertamente e che sono impegnate nel lavoro con i giovani subiscono una persecuzione maggiore da parte della società. Gli edifici di culto, i cristiani e i loro possedimenti vengono ripetutamente attaccati con violenza. Mediamente ogni giorno due donne cristiane vengono rapite, spesso violentate, obbligate a matrimoni forzati e costrette a convertirsi all'Islam. La famosa legge antiblasfemia vigente nella nazione permette agli estremisti islamici di esercitare pressione nei confronti delle minoranze religiose, inclusa quella cristiana. La violazione di tale legge può comportare la pena di morte. Anche se assolti, i cristiani possono incorrere in vendette da parte di singoli o gruppi violenti. Posizione numero 4. Libia. I cristiani stranieri vivono il costante pericolo di rapimento, riduzione in schiavitù, violenza sessuale e persino omicidio. Quasi tutti i cristiani libici sono ex musulmani e subiscono una costante pressione da parte delle famiglie e della società affinché tornino all'Islam. Chiunque mostri pubblicamente la propria fede cristiana e provi a condividere il Vangelo con altri rischia l'arresto. Posizione numero 3. Somalia. I cristiani si trovano nel mirino del gruppo islamista Al-Shabaab. Se scoperti, possono essere uccisi sul posto. Al-Shabaab punta a stabilire la Sharia, la legge islamica, come fondamento dell'intera società somala. Ma nel paese non sono solo i gruppi estremisti ad alimentare la persecuzione dei cristiani. Le famiglie e le comunità vessano i cristiani che hanno abbandonato l'Islam. In ogni sfera della vita i convertiti al cristianesimo sono esposti a minacce e pericoli. In un simile clima sociale è impensabile una vita di chiesa normale. Posizione numero 2. Afghanistan. Ufficialmente non esiste alcuna chiesa in Afghanistan. L'abbandono dell'Islam è considerato un tradimento nei confronti della comunità tribale di appartenenza e la famiglia giunge a considerare una questione d'onore l'eliminazione del cristiano. Lasciare l'Islam è comunemente percepito come un segnale di squilibrio mentale. Ci sono casi in cui i neocristiani vengono rinchiusi in centri psichiatrici a motivo della loro conversione. Ogni scelta di fede viene notificata e registrata. Per questo, spesso, i convertiti non hanno altra scelta se non cambiare residenza. Tutti coloro che entrano in contatto con altre religioni o che sono sospettati di aver lasciato l'Islam possono essere condannati a morte. Posizione numero 1. Corea del Nord. Il regime di Kim Jong-un perseguita i cristiani in modo sistematico e brutale. Decine di migliaia di cristiani sono imprigionati in campi di lavoro forzato, come pericolosi nemici dello Stato. Possedere una copia della Bibbia può risultare fatale per l'intera famiglia. Tuttavia, la presenza cristiana clandestina continua a crescere. Maggiori informazioni sulla situazione dei cristiani nei paesi elencati all'interno della World Watch List, incluse quella sulla metodologia e sui dati raccolti, possono essere consultate al sito www.worldwatchlist.org.
porteaperteitalia.org.